101 storie zen sul jazz. Un giovane adepto che tutto voleva sapere sul jazz si recò un bel giorno ad Harlem, dove in un sottoscala si diceva vivesse un grande maestro di jazz. Il maestro lo accolse nel silenzio di quelle pareti misere fra topi e vecchie suppellettili e l'umido di una tana senza luce. Dopo qualche minuto di imbarazzata attesa, l'adepto ebbe l'autorizzazione a formulare la sua richiesta. «Maestro, come posso diventare un grande jazzista?» chiese con deferenza al venerabile. «Occorre che tu sappia suonare tutti gli standard conosciuti per ogni tonalità», fu la risposta. E si congedarono. Per anni e anni allora il giovane adepto prese a praticare, non v'era canzone del repertorio tradizionale che sfuggisse le sue ardite improvvisazioni, e quando poi fu pronto decise di tornare ad Harlem. Il maestro di jazz stava ancora lì nel medesimo sottoscala e non pareva affatto invecchiato. Anzi, dopo alcuni istanti di rispettoso imbarazzo, l'adepto provò a dire che era finalmente pronto e che aveva capito cos'era il jazz. Ma fu subito interrotto dalla flebile e antica voce del maestro. «Adesso dimenticati di tutto, ogni scala, ogni accordo, ogni sostituzione, distruggi quelle forme e pratica la libertà del suono». E così, per anni e anni, l'adepto prese a dimenticare, a distruggere strutture e progressioni con un processo metodico. Quando ebbe realizzato d'essere pura radice ed essenza di suono, tornò ad Harlem. Ma il vecchio edificio era stato demolito e il grande maestro di jazz morto da parecchio. Faccia a faccia con il gatto con gli stivali. Due occhiazzi tanti che facevano impressione pure con la luce del mattino. Il gatto con gli stivali dentro alla monnezza. Esprimi un desiderio, Lucia. Ma che sei? Il genio della lampada, scusa. Esprimi un desiderio. È il tempo della chiusura del cassonetto, della molla. Lascia la presa, miau! Ma esprimi un desiderio, fece quella voce gattesca. Non pensarci troppo, la prima cosa che ti viene in mente, presto! Vorrei morire mio marito. Fatto? No, davvero, e come? Ictus, non ha sofferto, neanche un po', peccato. Poi sbrigati, non c'è molto tempo, miau! Più soldi, tanti quanti, tantissimi. Che taglio, che moneta, euro, dollari, dollari. Quanti? Milioni. Come? In accredito, conto corrente, contanti, contanti. Ok, li trovi nell'armadio, miau, poi
Mia figlia, un marito per mia figlia. Un marito? Che marito? Come? Nero? Cinese? Svedese? Uno con i soldi? Ma adesso li hai i soldi? Un marito insomma per mia figlia? Ho capito come deve essere. Il cassonetto si richiuse. Lucia provò a riaprirlo più volte. Del gatto degli stivali non c'era più traccia. Tornò di corsa a casa facendo le scale da due a due a rotta di collo. Trovò il marito Gianni morto stecchito sul divano. Una montagna di dollari che fuoriuscivano dall'armadio a muro e sua figlia Carmela di 8 anni in braccio a un tizio albanese in canottiera. Il suo nome era Roman. E Roman fumava e come se fumava. Lucia lo guardò dritto negli occhi. Lui mosse lentamente lo sguardo per ogni anfratto della cucina sporca. Poi sorrise ampiamente mostrando la sua dentiera a 40 carati. Il ronzio del figurino in quella torrida mattina d'agosto divenne a sorbafumo.